penso che mai decida. No, no. Va bene? No, voglio di più. Buonasera. Un libro di Mameli interpretato dal nostro amico Tommaso Zucchero. Diamo inizio a questo incontro. Vi danno il benvenuto per questo evento. La Repubblica è viva, la Società di Storia Patria per la PUM, sezione di Nardò, che ha dato il via a questa iniziativa, e inoltre l'Associazione Italiana di Cultura Classica, l'Associazione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica, l'Unitre Nardò, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Collettiva Nardò, la Consulta Provinciale Studentesca, l'Unione Giuristi Cattolici Italiani, la Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro, Consolato Provinciale di Lecce, Nardò Bene Comune, la Proloco Nardò e Terra d'Arneo, che hanno aderito e collaborato con entusiasmo e con grande sensibilità. Per i saluti istituzionali invito l'assessora alla cultura Giulia Puglia a raggiungerci su palco. Teatro. E io ho il piacere oggi di rappresentare l'amministrazione comunale, i miei colleghi, gli assessori, i consiglieri e porto anche i saluti del mio sindaco. E, che dire, quella di oggi è un incontro importante e non a caso facciamo questo meraviglioso luogo che è il Teatro della Città di Nardò, proprio perché oggi siamo qui a festeggiare la Repubblica Italiana, quindi è la festa di tutti noi italiani. Ringrazio tutte le associazioni che hanno fortemente voluto questo incontro, questo momento partecipato con la città. Poco fa il professore Mennonna appunto ha citato le varie realtà culturali, sociali che si impegnano sul territorio e che hanno fortemente voluto questo evento e li ringrazio fortemente. Ringrazio la presenza qui del senatore Giorgio De Giuseppe che è qui con noi, grazie di cuore per essere qui. Ringrazio e sono molto contenta di vedere qui tutto il Consiglio Comunale dei ragazzi e il loro sindaco Diego Parisi. Farei un applauso a tutti. Questo è uno dei primi eventi dove loro insomma ufficiali iniziano appunto con la festa della Repubblica. È un buon inizio perché la festa della Repubblica è la festa appunto di tutti noi italiani, è la festa della democrazia, è la festa dell'unità, è della libertà, cosa che il popolo italiano rappresenta fortemente. Quindi buona festa della Repubblica a tutti. L'assessora Puglia ha rappresentato il comune, l'amministrazione comunale che ha dato il patrocinio e ha messo anche a disposizione la sala, qui il teatro, quindi ringraziamo. Per quanto riguarda il sindaco dei ragazzi, Diego Parisi e anche rappresentanti del Consiglio Comunale, un saluto proprio particolare e veramente di grande gratitudine e entusiasmo anche nel vedervi partecipare. Noi come associazioni per l'anno prossimo vorremmo, non abbiamo ancora definito il progetto, vorremmo coinvolgere proprio i ragazzi, coinvolgere gli studenti, anche se questa sera abbiamo non solo voi rappresentanti, ma abbiamo anche un rappresentante alla consulta provinciale studentesca. Cioè ne vogliamo il collegamento non solo con noi adulti, ma soprattutto con i giovani. Adesso prego Don Pinuccio Pica di
rivolgere il saluto in rappresentanza del Vescovo che non è potuto essere presente per i suoi impegni pastorali. Sappiamo che c'è la visita pastorale, quindi è molto difficile trovare gli spazi per altre iniziative. Allora, sovvenendo a quanto tu mi hai detto, 3 minuti, me ne prendo 5, perché insomma, sentendo il Vescovo, lui gradirebbe che durante questo incontro vi manifestassi, vi dicessi non solo il suo saluto grato per questo invito, ma anche quello che gli sta maggiormente a cuore. Intanto, appunto, facendomi voce del Vescovo, desidero manifestarvi la comune, convinta e meditata fiducia in quel patrimonio di virtù e di valori trasmessici dai nostri padri. Sembrava di essere in sintonia anche con lo slogan, no? Italiani, patrimonio di valori. È sulla base di una simile fiducia che possiamo affrontare i problemi pur complessi e difficili del momento presente e spingere anzi audacemente lo sguardo verso il futuro. E seguendo con attenzione il cammino della nostra Italia, come Chiesa, siamo indotti a ritenere che per meglio esprimere le nostre doti caratteristiche, l'Italia abbia bisogno di incrementare la propria solidarietà e coesione interna per le ricchezze della storia come per la molteplicità delle presenze sociali, culturali, economiche che variamente configurano la nostra gente, il nostro territorio. La realtà dell'Italia è certamente assai complessa e sarebbe impoverita da forzate uniformità. La diversità è ricchezza, ma sarebbe una ferita altrettanto grave anche la frantumazione della nostra unità di popolo. Ci sono varie sfide e noi ne intravediamo una in modo particolare. Non si può prescindere dal riferimento ai fondamentali valori etici iscritti nella natura stessa dell'essere umano. Occorre evitare il rischio di un'alleanza fra democrazia e relativismo etico che toglie alla nostra convivenza ogni punto civile, ogni sicuro punto di riferimento morale. Una democrazia senza valori, come la storia insegna, si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure suddolo. Anche noi sentiamo poi, per questo amore nella nostra Italia, la crisi delle nascite, il declino demografico, l'invecchiamento della popolazione. La cruda evidenza delle cifre costringe a prendere atto dei problemi umani, sociali, economici che questa crisi inevitabilmente già pone l'Italia, ma soprattutto stimola, anzi bisognerebbe quasi dire obbliga noi ad un impegno responsabile e convergente per favorire una netta inversione di tendenza. Da qui l'impegno della pastorale della Chiesa in favore appunto della famiglia. Poi il nuovo secolo appena iniziato porta con sé un crescente bisogno di concordia, di solidarietà, soprattutto di pace. E questa è infatti l'esigenza ineludibile di un mondo sempre più interdipendente e tenuto insieme da una rete globale di scambi e di comunicazioni, in cui tuttavia spaventose disuguaglianze continuano a sussistere. Purtroppo le speranze di pace sono brutalmente contraddette dagli inasprirsi di cronici conflitti, a cominciare da quello che insanguina la martoriata Ucraina. A ciò si aggiunge poi quel terrorismo
che ha coinvolto anche le grandi religioni, non intese più come religioni ma come fondamentalismo. Proprio in una tale situazione le religioni sono invece stimolate, siamo stimolati a far emergere tutto il nostro potenziale di pace, orientando quasi, convertendo verso la reciproca comprensione le culture, le civiltà che da esse traggono ispirazione. Concludo, termino. Da questa grande impresa dai cui esiti dipenderanno nei prossimi decenni le sorti del genere umano, il cristianesimo ha un'attitudine e una responsabilità del tutto particolare. Annunciando il Dio cristiano, cioè il Dio dell'amore, la nostra fede si propone come la religione del reciproco rispetto, del perdono e della riconciliazione. L'Italia e le altre nazioni che hanno la loro matrice storica nella fede cristiana sono quasi intrinsecamente preparate ad aprire all'umanità nuovi cammini di pace, non ignorando la pericolosità delle minacce attuali, ma nemmeno lasciandosi imprigionare da una logica di scontro che sarebbe senza soluzione. Permettetemi, dal mio cuore di cittadino, credente e sacerdote, svolgere spontanea una preghiera. Chiedo al Redentore dell'uomo di far sì che la nostra amata nazione italiana possa continuare nel presente e nel futuro a vivere secondo la sua luminosa tradizione, sapendo ricavare da essa nuovi e abbondanti frutti di civiltà per il progresso materiale e spirituale, non solo nostro, non solo dell'Europa, ma del mondo intero. E allora Dio benedica l'Italia. Adesso invito di nuovo Tommaso Zuccaro, che questa volta da solo, chiedo scusa a Luca Laneve che non ho citato prima e che accompagnava, stava insieme a Tommaso. Quindi invito Tommaso a presentarci un secondo canto, Viva l'Italia di Guccini. Si usa dire il bello della diretta. Paura.
strada che sta in mezzo al mare. L'Italia dimenticata è l'Italia da dimenticare. L'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Sempre l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste. Perché continua a voler bene.
ha ancora un forte legame sentimentale, culturale, morale con questa città. E quando abbiamo deciso di dare inizio a questa iniziativa, dare inizio a questo percorso di trovare insieme una coesione tra tutte le associazioni, ognuno rimanendo nel proprio, nei propri segmenti, nel proprio percorso culturale, però di trovarsi insieme in una data, quella del 2 giugno, per la festa della Repubblica, non potevamo non pensare che al senatore De Giuseppe. E noi proprio questa sera vogliamo iniziare questo percorso affinché tutti gli italiani, è grosso per noi, ma almeno in ritiro, a cominciare da quest'anno, riuscissimo a trovare insieme con le proprie idee, con i propri percorsi politici, culturali, questa, il senso profondo di una data, perché l'Italia è tra i pochi stati, tra le poche nazioni, che non ha una data in cui tutti si possono riconoscere. Noi vogliamo tentare e, ripeto, non potevamo non farlo se non con il senatore Giorgio De Giuseppe. Cari amici di Nardò, io vi manifesto subito il mio sentimento. Tornare in questa città che ha dei grandi meriti, non dimenticatelo, voi siete la città che ha avuto la medaglia d'oro al valor civile per aver saputo, appena terminata la seconda guerra mondiale, aprirsi a quei gruppi di ebrei che erano sfuggiti al destino atroce cui erano stati condannati dal nazismo e dal fascismo, venuti qui a guardare un mare che li separava dalla terra in cui volevano finalmente giungere per creare il loro Stato. Voi non siete estranei alla celebrazione nazionale che si svolge oggi in Italia per ricordare la fondazione della Repubblica e l'avvio ai lavori dell'Assemblea Costituente. Proprio quella medaglia d'oro vi vincola, ed io credo, Mario, che l'iniziativa che avete assunto con le varie associazioni culturali della città di Nardò debba essere mantenuta nelle forme in cui stabilirete, nel confronto che avrete tra di voi, un confronto costruttivo che porti questa città viva, questa città sensibile, questa città in cui la polemica non è mai servita a se stessa, ma sempre a ricercare nuove mete di avanzamento. Io penso che se questo farete negli anni venturi, oggi sarà ricordato. Tra tanti anni, continuando questa iniziativa, si dirà nel 2023, ebbe inizio questo incontro di associazioni che, senza perdere la loro autonomia, trovano un momento di sintesi nel loro impegno al servizio dello sviluppo della città. Benemerito in questo senso è il ruolo che deve svolgere, che vedo svolge, la Società di Storia Patria, perché è proprio questa
la natura, la ragione, il motivo per cui questa associazione ha diramazioni territoriali che consentono di seminare, perché ovunque ci sono cittadini attenti e disponibili a rimboccarsi le maniche, il ricordo storico delle vicende del nostro paese costituisce un'animazione logica ed inevitabile. Quindi auguri per il futuro. Ma io stasera vorrei parlarvi del passato, di un passato di cui siamo tutti noi protagonisti. Io l'ho vissuto, avevo 16 anni nel 1946 e ricordo perfettamente ciò che si svolse nel mio comune, e non fu cosa diversa da quella che si svolse in tutti gli altri centri d'Italia. Il 2 giugno per la prima volta le donne e gli uomini, questa volta senza limitazione alcuna anche gli uomini, perché sino al 1913, prima dell'iniziativa di Giolitti di estendere il diritto universale a tutti gli uomini, anche gli uomini erano tenuti d'occhio, nel senso che alcuni, coloro i quali avevano la licenza di scuola media o pagavano determinate tasse allo Stato, potevano votare, mentre invece tutti gli altri che non avevano la quinta media e la quinta elementare o non pagavano determinate tasse allo Stato erano manovolanza di cui non bisognava tenere conto, non rappresentavano nulla. Ecco, il 2 giugno del 1946 si verifica questo fatto che oggi coloro i quali non lo hanno vissuto possono soltanto immaginarlo guardando le fotografie dell'epoca. Io ricordo anche nel mio comune questa folla incredibile, in coda per ore per poter votare, uomini, donne, e insieme a coloro che erano fermi per votare vicino alle cabine elettorali c'era poi il fervore di noi altri, nel mio paese c'ero anche io, di andare a trovare coloro i quali non erano vicino al seggio elettorale per votare, perché non stavano bene, perché erano ammalati, perché non volevano votare, per spingermi a partecipare anch'essi, perché nessuno doveva essere assente. E si raggiunsero percentuali elettorali di presenza che oggi ci fanno arrossire: 93-94% degli elettori si recava a votare. Perché si votava? Perché queste donne che per la prima volta partecipavano? Perché gli uomini che si vedevano inseguiti dallo sguardo per cercare di capire come avrebbero votato? Perché si votava? Beh, oggi abbiamo dimenticato molte cose e la società non deve mai dimenticare ciò che è alle proprie spalle. Oggi abbiamo dimenticato molte cose, ma nel 1946, il 2 di giugno, quando gli uomini e le donne d'Italia andarono a votare, alle nostre spalle
tranne la provincia di Lecce, in parte quella di Brindisi ed in parte quella di Taranto, l'Italia era un ammasso di rovine. Non dimenticate, perché una guerra scellerata per gli obiettivi che voleva raggiungere, scellerata per il modo in cui fu preparata, portò i nostri soldati, i nostri marinai, i nostri aviatori a delle durissime, pesantissime battaglie, nelle quali il valore dei singoli non poté superare la inesistenza degli armamenti. Un popolo buttato in una guerra per via di una previsione: questa guerra durerà pochi mesi. Quella guerra durò 5 anni. Gli elettori avevano il peso di tutto questo. Quando andarono a votare, essi sapevano che stavano per aprire, senza forse aver individuato esattamente la chiave, stavano per aprire le porte del futuro. E il 2 di giugno del 46 è appunto l'inizio del futuro del nostro paese. Quel giorno si scelse di eleggere i deputati, i quali avevano 2 compiti. Il primo, di scrivere la Costituzione. Il secondo, di controllare il governo che sarebbe stato, che avrebbe ottenuto il voto da parte del Parlamento. Ma c'era un'altra domanda alla quale gli elettori dovevano rispondere: monarchia, repubblica. Una domanda che coinvolgeva, perché non si poteva ignorare che l'Italia dal Piemonte si era via via allargata ed era finalmente divenuta unita, senza ricordare che in questo meraviglioso cammino, che inizia con la prima guerra di indipendenza del 1848 e si conclude con la quarta guerra di indipendenza nel 1918, in questo lungo cammino la monarchia era stato il punto di riferimento degli italiani. Ma quella monarchia, durante il periodo del fascismo, aveva dimenticato lo statuto di Carlo Alberto. Lo aveva dimenticato, Mario, al punto, e mi sembra strano che questo fatto sia sfuggito agli storici, ai politici, ai commentatori, al punto di aver ceduto al fascismo addirittura la logica della legge salica. Perché la legge salica prevedeva che una volta morto il re, il principe ereditario diventasse re. Il fascismo invece volle cambiare questa norma dello statuto albertino e dire: sì, il principe ereditario diventa re, ma dopo il consenso
del Consiglio Nazionale del Fascismo, il che significava che la monarchia si era lasciata prendere, invischiare, in modo tale da aver perduto la ragione stessa della funzione da svolgere. Morto il re, viva il re! Gli italiani dovevano scegliere e gli italiani scelsero la Repubblica. Oggi, a distanza di 77 anni da quella istituzione, dobbiamo dire che la scelta fu felice e dobbiamo dire che la Repubblica ha rappresentato il punto fermo della coscienza nazionale e dobbiamo dire che tutti i presidenti della Repubblica sono appartenuti alla gratitudine e alla riconoscenza degli italiani. Uno soltanto fu costretto alle dimissioni perché venne insinuato che avesse preso soldi per la costruzione di aerei che dovevano giungere in Italia. Era Giovanni Leone. Quando Giovanni Leone si dimise da Presidente della Repubblica e lasciò il Quirinale alle 20, ricordo una pioggia immensa a Roma, alla televisione agli italiani disse: io mi dimetto, ma sappiate che sono stato un uomo onesto. E quando il povero Leone aveva 90 anni e stava per concludere la sua esistenza, coloro che lo avevano accusato, coloro che avevano infamato il suo nome e fatto credere che un presidente della Repubblica potesse vendersi a danno degli italiani, questi suoi accusatori andarono a trovarlo in casa per dirgli: scusa, abbiamo sbagliato, tu non eri un farabutto, tu eri un uomo leale e un uomo onesto. Questo ci dice che i presidenti della Repubblica che si sono succeduti sono tutti rimasti nel ricordo e nella gratitudine di noi italiani. La scelta è stata felice. La Repubblica oggi appartiene a tutti noi e io mi auguro che nella impostazione delle riforme costituzionali, in tanta parte condivisibile, non si tocchi proprio l'istituto, l'unico, della seconda parte della Costituzione, che ha dato frutti indiscutibilmente positivi. Io mi auguro che i problemi che esistono del rafforzamento del governo vengano affrontati e con obiettiva serenità, ma senza guastare un istituto che ha dato in 70 anni la dimostrazione della serietà, dell'attenzione, dell'armonia con le quali fu individuato nella Carta Costituzionale. La Costituzione è stato l'obiettivo dei deputati eletti il 2 di giugno del 1946. Essi si trovarono in una difficoltà immensa, perché mentre nello scrivere le altre costituzioni in altri paesi erano già pronti dei testi, delle proposte,
da discutere, da ragionare, ma c'erano i documenti. Per quanto riguarda la nostra Costituzione, si arrivò senza un documento scritto, per cui toccò ai deputati eletti alla Costituente e in particolare ai 75 che ebbero il compito di scrivere materialmente la Costituzione, toccò a loro mettersi al tavolino. E voglio ricordare che parlo di tavolino, perché sul tavolino c'erano soltanto le penne e l'inchiostro, non c'erano le macchine da scrivere, perché lo Stato non era in grado di disporre di macchine da scrivere. Ancora oggi, se qualcuno di voi è il sindaco dei giovani, forse andrà lui con i suoi compagni a visitare la Camera dei Deputati, fatevi vedere, fatevi mostrare i verbali scritti sul foglio protocollo a penna. L'Italia nel 1946 non era in condizioni di disporre neppure delle macchine dattilografiche per redigere i verbali. In questo clima di povertà, i nostri 75 componenti del Comitato di Redazione della Costituzione hanno scritto una Costituzione che è ottima. Io non parlo della Costituzione italiana, la più bella del mondo. I paragoni sono sempre antipatici e lasciamoli da parte. Ma certamente, nella nostra Costituzione ci sono, nella prima parte, quella che va sino all'articolo 12, principi generali, e poi gli altri principi sino al 56, sono delle risposte ai problemi di sviluppo della società italiana ancora oggi, a distanza di 70 anni, pienamente condivisibili. C'è la seconda parte della Costituzione sulla quale bisogna riflettere per due ragioni. La prima, perché sono passati 70 anni e quindi l'ordinamento dello Stato, come era stato previsto 70 anni fa, quando ancora si scriveva con l'inchiostro, è chiaro che potrebbero essere incapaci di corrispondere alle esigenze di uno Stato moderno. Si sta tentando di cambiare la seconda parte della Costituzione. Pensate un po', non per autocitarvi, Mario, ma nel 1983, fate il calcolo, 1983-2023, la mozione al Senato che chiedeva la revisione della seconda parte della Costituzione ed indicava nella mozione le cose da cambiare, porta la mia firma. Allora ero presidente del gruppo parlamentare dei senatori democratici cristiani e allora io fui il primo a firmare quella mozione, perché poi in ordine alla consistenza dei gruppi parlamentari firmarono gli altri e tutti la firmarono quel documento, tranne il Movimento Sociale Italiano. E anche qui io desidero, ormai per ragioni storiche, perché il Movimento Sociale Italiano non c'è più,
anche qui io desidero chiarire le cose. Il Movimento Sociale Italiano, dal momento della sua fondazione, nasce come un partito che non riconosce la Costituzione. Allora, quei partiti che si riconoscevano nella Costituzione e che entrarono a far parte dell'arco costituzionale, inevitabilmente non potevano invitare a far parte di loro un gruppo che non si riconosceva nella Costituzione, mentre gli altri nella Costituzione si riconoscevano, anche se volevano cambiare qualche cosa per renderla più moderna. Speriamo che si riesca a fare. Ma stasera io non vi parlo di riforma della Costituzione, sul quale tema, Mario, quando vorrai, sarò sempre felice di venire a scambiare delle opinioni per arricchire le mie conoscenze, perché quando si parla con gli altri trasferisci qualche idea, ma ne ricevi molte di più da coloro con i quali hai potuto parlare. Ma noi questa sera non parliamo di riforme della Costituzione. Noi parliamo di quella parte della Costituzione che è viva, che resterà viva nei secoli. Quella parte della Costituzione che ci rende orgogliosi di essere cittadini italiani. So che dopo di me saranno letti gli articoli della Costituzione. Io vi rivolgo una preghiera, state attenti, vi leggeranno i primi 12 articoli, quelli cioè che sono definiti i principi fondamentali della Costituzione, dello Stato, quelli che la Corte Costituzionale ha suggerito di non cambiare. La Corte Costituzionale ha detto cambiate tutto quello che volete, ma questi 11 articoli lasciateli come sono, perché dell'intera Costituzione dello Stato questi articoli sono i pilastri. Togliere un pilastro significa mettere in dubbio l'equilibrio dell'intera Costituzione. Oggi voi ascolterete tra poco la lettura di questi 12 articoli. Non vi dico nulla su questi 12 articoli. Vi chiedo soltanto di stare attenti a tre verbi. Uno è il verbo riconoscere. L'altro, scusate, questo me lo sono segnato, è il verbo rimuovere. L'altro, infine, è il verbo rifiutare. Quando vi leggeranno i 12 articoli della Costituzione, state attenti a questi tre verbi. Rappresentano la chiave interpretativa di tutta la prima parte della nostra Costituzione. Perché in un articolo c'è scritto che tutti i cittadini sono uguali e che non c'è differenza di colore, di razza, di religione, di sesso, non c'è nessuna differenza. Siamo tutti uguali. E che significa siamo tutti uguali? E io che non ho le scarpe sono uguale a chi ha i mocassini? E io che non lavoro sono uguale ad uno che lavora? E io che non mangio sono uguale ad uno che
abbondantemente riesce a consumare 5 pasti. Ecco perché la Costituzione usa un altro verbo: rimuovere. Rimuovere, cioè la Costituzione non fa, non prende in giro i cittadini, non gli dice tu hai diritti e poi se non te li riconoscono peggio per te, io non ci posso fare niente. La Costituzione si assume il compito di rimuovere, ecco il verbo rimuovere. Io ti riconosco, e sapendo però che esistono condizioni per cui non si è tutti sulla stessa parità di dignità, io interverrò, farò il possibile perché questa tua condizione possa essere superata e possa essere vinta. Il primo verbo è rimuovere. State attenti quando stasera lo ascolterete. L'altro verbo è riconoscere. La Repubblica riconosce i diritti dei cittadini. Oddio mio. Allora, usando questo verbo riconoscere, si è voluto dire che i cittadini esistono prima dello Stato. E io riconosco uno che c'è già prima di me. In questo, i cattolici che svolsero un ruolo determinante nella preparazione della Costituzione, parlo di Giorgio La Pira, parlo di Aldo Moro, parlo di Luzzati e così via, i cattolici riuscirono a convincere anche gli altri che prima dello Stato esistono i cittadini, esiste l'uomo prima dello Stato. Lo Stato è un'organizzazione che i cittadini si sono dati, non è lo Stato che organizza e dà, a secondo della sua impostazione, determinati titoli a delle persone, ma sono queste persone che si organizzano e creano lo Stato. Vedete, può sembrare un gioco di parole, ma il fascismo e il nazismo e il comunismo erano portatori di un pensiero diametralmente opposto, cioè esiste lo Stato ed è lo Stato che stabilisce quello che si può e non si deve, lo Stato arbitro del destino dei cittadini. Qui invece siamo allo Stato che riconosce i diritti inviolabili della persona umana, e qui è cambiato tutto. E qui siamo in una logica completamente diversa dalla quale provenivamo con il fascismo noi, o con il nazismo i tedeschi, o con il comunismo i russi. Siamo di fronte ad una impostazione diversa. I cittadini esistono prima dello Stato, lo Stato riconosce questo fatto e sa che i cittadini sono portatori di diritti autonomi. E lo Stato, sapendo che l'esercizio di questi diritti non è ugualmente diffuso, assicura con il suo intervento che i cittadini possano raggiungere
i traguardi di eguaglianza. C'è un altro verbo che troverete all'articolo 11, rifiuta. È un verbo duro. Rifiutare significa no con disprezzo. Se mi consentite, ma per rendere l'idea, mi fa schifo. Rifiutare significa questo. L'Italia ripudia la guerra. Ripudia. Cioè l'Italia, che era uscita distrutta, dice basta alle guerre. E fa in seguito a questo articolo 11 una prosecuzione. Dice, io sono disposta a ridurre la mia sovranità se altre nazioni riducono la loro sovranità per raggiungere l'obiettivo della fusione tra gli stati. Siamo all'Unione Europea. Nel 1946, quando furono scritte queste parole, non si parlava di Unione Europea se non nei cenacoli di pochi illustri personaggi. Ma queste parole, nell'articolo 11 della Costituzione, hanno spalancato le porte all'Unione Europea, tanto che mentre altri paesi europei hanno dovuto fare dei referendum popolari per aderire all'Europa, l'Italia non li ha fatti, perché c'era la norma costituzionale che ci consentiva di aderire, di limitare la nostra sovranità nazionale per raggiungere l'obiettivo di uno Stato più grande, nel quale finalmente non fosse la lingua lo spartitraffico tra uomini e donne, ma fosse invece la comune volontà di lavorare insieme per il progresso e per il benessere. La Costituzione va letta, la Costituzione va rispettata, la Costituzione va amata. E questo incontro di questa sera a Nardò e l'impegno delle associazioni culturali a promuovere eventi in occasione della giornata della Repubblica che cade il 2 di giugno è proprio la dimostrazione che ci si vuole incanalare in uno sforzo di tutti noi. Perché la Costituzione ce la siamo conquistata, non ce l'hanno regalata. La Costituzione ci è costata la drammatica vicenda della Seconda Guerra Mondiale. L'esperienza fatta, io ricordo, caro Sindaco, io ricordo quando andavo alla scuola media negli anni della guerra, il 42, il 43, il 44, in tasca io avevo fichi secchi e furono i fichi secchi a salvare la mia giovinezza e la giovinezza di tanti altri ragazzi, perché non c'era pane, perché ricordo che una volta in casa mia c'era un piatto di maccheroni, mangiai la prima parte perché c'era la salsa, ma quando poi scesi un po' più giù e la salsa non c'era, malgrado fosse un ragazzo di 12 anni affamato, non riuscì più a mangiare. Uscivamo da questa esperienza. Io ricordo questa esperienza, non soltanto per averla vissuta, ma ricordo questa esperienza perché ci deve rendere prudenti, ci deve rendere tutti attenti. Non scherziamo mai
con i destini dei popoli. Non scherziamo mai con le cose da cui dipende la vita della collettività. Io credo che a distanza di 70 anni dalla Costituzione noi possiamo guardare con fiducia al nostro futuro. Se sapremo rispettare ed amare la Costituzione, se sapremo far dire alla Costituzione ciò che la Costituzione veramente vuole, se sapremo utilizzare le norme costituzionali non per i nostri capricci, ma per raggiungere attraverso quelle parole che furono scritte da uomini che avevano sofferto durante il fascismo, per raggiungere un destino diverso e un destino migliore. E questo è già in cammino, perché tutte le statistiche ci dicono che 70 anni hanno visto il progresso del nostro paese di gran lunga superiore rispetto al progresso compiuto in secoli. Ecco il peso della responsabilità di ciascuno di noi. Fare che nel futuro le cose vadano ancora avanti così, con la Costituzione, per la Costituzione, nello spirito della Costituzione, per ritrovare i motivi della unità del nostro popolo, per trovare la forza di sognare qualcosa di diverso e di meglio, di lasciare ai nostri figli, e già siamo sulla strada, perché l'Europa unita è il ripudio della guerra. Significa ripudio della guerra. L'Europa unita significa trovarsi insieme e mettere a disposizione del mondo la grande umanità che in Europa la cultura ha determinato, perché questa non sia soltanto patrimonio nostro, ma patrimonio di tutto il mondo. Questa passione dell'uomo politico, dell'uomo, dell'intellettuale, dell'uomo di cultura, del cittadino, perché oggi si sente fortemente cittadino, e questo non può fare che piacere. E dopo il suo intervento uso pure tre aggettivi, lui ha usato verbi, senz'altro torneremo a casa più uniti, più liberi e più forti, dopo aver approfondito e conosciuto quello che è l'anima della nostra Costituzione, e direi anche spaccato storico che ha presentato. Adesso noi leggeremo, saranno letti dalle associazioni, dai responsabili, da parte dei rappresentanti delle associazioni che hanno partecipato nella consulta provinciale studentesca, e anche di un cittadino italiano di origine marocchina, di quel nome se sbaglio scusatemi, Adnan Balkhiat, un ragazzo, leggeremo i 12 articoli con una breve riflessione. Noi abbiamo scelto il metodo di far leggere dalla platea, proprio per dimostrare, come d'altra parte ha sottolineato il senatore di Giuseppe, la Costituzione l'abbiamo costruita noi, quindi simbolicamente come se venisse dal popolo, venisse dalla base. E pertanto chi mi dà la mano per il microfono, ecco, stando sempre in platea, cominciamo a leggere gli articoli. Prego. Giovanni Leonardo Sedile, della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo.
che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Una Repubblica fondata sul lavoro. Lorenzo Parelli, di Udine, 18 anni, morto nell'ultimo giorno di stage durante l'alternanza scuola-lavoro. Maura Marangoni, che viveva a Motteggiana nel Mantovano, sarebbe dovuta andare in pensione dopo qualche mese, morta per un incidente sul lavoro. Abdul Rahman, originario del Bangladesh, operaio di 25 anni, è morto in un incidente in azienda il primo giorno di lavoro. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo è uno dei principi cardini che segna e delinea nettamente la differenza tra la nostra democrazia e la monarchia, o ancor peggio il fascismo. Nella monarchia i diritti erano concessi ai regnicoli dal re. Anche la Costituzione, o meglio la Carta Ottriata, era concessa dal re. I diritti erano nello Stato, non dei cittadini. Con il fascismo i diritti non erano proprio presenti. Mentre questo articolo ci dice che i diritti sono insiti nell'uomo, nel singolo cittadino. E la seconda parte di questo articolo potrebbe essere riassunta in una citazione del Pericoli Teia di Platone. L'uomo che abita lontano dalla comunità o è Dio o è animale. Questa è la più grande verità. Ognuno di noi nella nostra vita si ritroverà a confrontarsi nella democrazia, si ritroverà a confrontarsi con l'altro. E questo non comporta solo dei diritti, come dice la prima parte, ma anche dei doveri. E questi doveri saranno esercitati con la solidarietà politica, economica e sociale. Io sono Carlo Pagliula, presidente della Consulta Provinciale Studentesca di Lecce, e vi ringrazio a nome della Consulta tutta. Stefania Ronzino, per l'Associazione Nardò Bene Comune. Articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Che significa? Significa dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare una scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'articolo primo, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, corrisponde alla realtà, perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare nemmeno democratica, perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui non ci sia soltanto un'uguaglianza un'uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale. Per questo la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte una realtà.
In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Lei, senatore, prima faceva uno sguardo al passato, menzionato il passato. Io faccio un piccolo e telegrafico sguardo al futuro. Il problema che si poneva anche Calamandrei su questo articolo è come i giovani, e tanti ce ne stanno in questa platea, potessero, dovessero sentire proprio la Costituzione. Cioè, come noi oggi possiamo sentire nostra la Costituzione, che non è una lettera morta, non è una legge morta, deve essere un programma politico da attualizzare. Ebbene, l'articolo 4 oggi è più attuale che mai. L'assenza e la precarietà nella vita delle giovani generazioni, molto spesso disilluse, tendono a non sentirsi parte di questa comunità, tendono a non credere in quegli obiettivi programmatici che vengono redatti nella Costituzione. Tant'è che lo stesso Calamandrei diceva: nella presenza dei diritti politici e giuridici, l'assenza di una perequazione economica porta alla eliminazione totale della fiammella che è dentro di noi, cioè di quella fiammella che ci spinge a dare un contributo alla società, e che se assente ci annienta completamente dal corpo sociale. Simone Farangone per l'Associazione Giovanile Collettiva Nardone. Articolo 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua dei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo, e adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Senza entrare nel merito delle varie autonomie locali, noi fermiamo per un attimo l'attenzione sul comune, che è, diciamo, l'ente autonomo locale più vicino ai cittadini. Il comune è considerato di primaria importanza perché è vicinissimo ai cittadini e meglio di altri comprende le esigenze, le richieste e i problemi del popolo. Esso vive a contatto diretto nella e per la comunità. Dovrebbe essere pertanto una casa di vetro trasparente, ricca di rispetto delle idee, nonché disponibile a realizzare speranze e attese. Deve essere anche una casa di tutti i cittadini, con libero e gradito accesso. Gli eletti, sindaco e consiglieri comunali, unitamente rappresentano per intero la comunità che amministrano, al di là delle speciose divisioni in maggioranza e minoranza. Auspicabile è una collaborazione continua, non contrapposta, ma rispettosa dei ruoli e degli interessi generali della comunità, come pure una condizione favorevole affinché il popolo sia sempre messo nelle condizioni di poter partecipare alla gestione della cosa pubblica, in modo da essere presente, dialogante, critico e costruttivo insieme agli amministratori per il bene comune. Giovanni, però, un impresso. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Argomento rovente tra i padri costituenti, che rivelò l'anima laica e quella cattolica. A dire il vero, tutti gli articoli della Costituzione sono il frutto della ricerca faticosa di un punto di incontro ed equilibrio
tra esigenze e ideologie divergenti, se non antitetiche. Richiamare i patti lateranensi nella Costituzione italiana è stata la prova più dura per dimostrare che valgono i principi di fondo di un sistema politico. Il governo fascista nel 1929 siglò i patti con la Chiesa, non certo in difesa della libertà e dei valori cristiani, ma per strategia politica. E la religione fu usata come instrumentum regni. Vigente il concordato, i circoli di azione cattolica furono oggetto di azioni violente da parte dei fascisti. Con la Costituzione repubblicana, laica e pluralista, fondata sul principio della libertà religiosa in quanto libertà di credere e di non credere, il rischio di un uso politico della religione diventa pari a zero, tanto quanto è vero che la Costituzione sia antifascista e non solo. I padri costituenti hanno visto il futuro, hanno compreso che la democrazia sarebbe stato un bene contagioso, irresistibile, e la libertà la sublime tentazione dell'uomo moderno. Adesso sì, i patti lateranensi si leggono alla luce della libertà della Chiesa Cattolica e di tutte le Chiese per la missione che svolgono. Maria Luisa Tacelli, Società di Storia Patria per la Puglia. Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. E i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Questo è l'articolo della libertà religiosa, contribuisce a qualificare in senso pluralistico l'ordinamento italiano e garantisce a tutte le confessioni gli stessi spazi di libertà e le medesime opportunità. Si consideri rapidamente anche l'articolo 19, che è direttamente collegato a questo: tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. E sono considerati contrari al buon costume anche i riti, ovviamente, che ledono la salute fisica e quelli che ledono la salute psichica. L'articolo 8, in conclusione, garantisce alle diverse confessioni religiose esistenti in Italia, nel nostro territorio, uguale spazio e uguale tutela, ma sempre nel rispetto delle leggi dello Stato e dei nostri principi. Contributo dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani. Della Costituzione italiana. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. L'articolo 9 impegna la Repubblica e quindi tutti gli organismi statali nelle variegate funzioni ad essi assegnati a promuovere un processo inarrestabile di sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica che non sia in contrasto con la salute e l'ambiente, che si riconosca nella sua storia, ma che si proietti continuamente verso il futuro attraverso conquiste e scelte responsabili. La cultura è anche processo e strumento fondamentale di emancipazione dall'ignoranza, di avversità a modelli culturali imposti. Sviluppare la cultura significa esprimere il proprio talento e la propria sensibilità umana. Cultura e ricerca scientifica e tecnica sono pregevoli mezzi per contribuire al benessere della società e alla dignità delle persone. Porsi nel percorso della ricerca scientifica e tecnica significa orientare al meglio il proprio ingegno,
l'identità, la scoperta personale che il popolo italiano già riesce ad esprimere in modo eccellente in tanti settori della produzione. Di grande valenza valoriale è anche il principio della tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della nazione, per consentirne l'accesso e la corretta fruibilità a tutti i cittadini, proteggerlo in primo luogo come ambiente naturale dal quale dipendono la qualità della vita e la salute delle persone che ci vivono. La tutela dell'ambiente è assunta come principio fondamentale ed è ribadito dall'articolo 41 della Costituzione, nel quale è detto che la libertà di impresa deve svolgersi nei limiti che non contrastino con la salute e con l'ambiente, oltre che con l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà, la dignità umana. In buona sostanza, tutta l'attività economica non solo può e deve essere indirizzata e coordinata a fini ambientali e sociali. Occorre trovare il giusto equilibrio tra esigenza della produzione, esigenza dei lavoratori e preservare la vivibilità dell'ambiente con riferimento alle future generazioni. La disciplina della tutela degli animali è un ulteriore principio valoriale degno di un paese civile. Carlo Longo, Proloco Nardò e Taradarnè. Io sono Anna Rita Longo e sono qui a fare le veci del direttivo dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione di Nardò intitolata Maria del Latte Demetrio. Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Ho il piacere di condividere con voi alcune parole di riflessione su questo articolo, con un richiamo alla cultura classica. Come è noto, ci sono elementi della civiltà greco-latina che sono ormai molto distanti dal sistema culturale delle civiltà democratiche moderne. La romantica mitizzazione della classicità è non solo storicamente insostenibile, ma anche inutile. Però ci sono alcuni principi che, sebbene nel tempo abbiano subito importanti modifiche e aggiornamenti, restano molto importanti. Pensiamo al ruolo dello straniero, inteso come ospite, xenos, che bussa alla porta e chiede ospitalità perché si trova in una situazione di bisogno e perché vede lesi i propri diritti umani e civili e limitata la propria libertà di persona e di cittadino. Nel mondo classico, lo xenos, che era sotto la protezione di Zeus, era considerato sacro e così il dovere della sua accoglienza, che distingue le persone civili da quelle che non lo sono, è quello che dice il re dei Feaci e padre di Nausicaa Alcino a Ulisse, per esempio. Perché nell'altro si riesce a vedere se stessi, l'umanità in difficoltà che ha bisogno della solidarietà degli altri. Non ce ne dimentichiamo, la nostra definizione di umanità e la nostra definizione di democrazia passano anche attraverso questo. Associazione Ampi, sezione Giuseppe Carrino, Nardò. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
con queste parole: i nostri padri e le nostre madri costituenti volevano costruire per noi un futuro diverso che collocasse definitivamente la guerra nella preistoria del genere umano. Non esistono guerre giuste e dobbiamo convincerci che niente è più assurdo di pensare di fare o alimentare la guerra per portare la pace. La guerra porta con sé solo morte e distruzione. Oggi come non mai è necessario riprendere quel sogno, frutto della resistenza al nazifascismo e lascito dei nostri partigiani, la creazione di una nuova coesistenza pacifica in cui tutti i paesi e tutti i popoli possano vivere in pace e sicurezza. Ci piace concludere questa breve riflessione con le parole di Gino Strada. Ogni guerra ha una costante: il 90% delle vittime sono civili che non hanno mai imbracciato un fucile, che non sanno neanche perché gli arrivi in testa una bomba, che poi in guerra ci mandano a morire i figli dei poveri. Articolo 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni. La bandiera italiana rappresenta la storia del paese, a partire dalla storia risorgimentale e unitaria della nostra Italia. Il tricolore italiano, composto dal verde, dal bianco e dal rosso, fu usato per la prima volta il 7 gennaio del 1797 a Reggio Emilia dal Parlamento della Repubblica Cisalpina, così come lo fu per il nuovo Statuto Unitario del 1861. Il verde richiama i prati, il bianco le nevi e il rosso il sangue versato durante diversi conflitti. Dopo la nascita della Repubblica, il decreto legislativo presidenziale del 19 giugno del 1946 stabilì l'uso provvisorio della bandiera tricolore, confermato dall'Assemblea Costituente del 24 marzo 1947 ed inserita appunto all'articolo 12 della nostra Costituzione. La legge italiana disciplina espressamente le modalità della sua esposizione, tutelandola contro il vilipendio. In particolare è prevista una severa pena nei confronti di chi la ingiuria, distrugge o deteriora. La rigorosa tutela giuridica indica l'importanza del vessillo tricolore, divenuto simbolo della nostra patria, nel mondo ed elemento che la contraddistingue in ogni campo, da quello artistico a quello sportivo. Alla bandiera italiana è dedicata la festa del tricolore, istituita ogni anno per il 7 gennaio. Io sono Alessandro Dalla Motta dell'Associazione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica. Grazie. Pur nella diversità dei propri percorsi, ha dimostrato questa sera e dimostrerà anche successivamente questa convergenza, alla convergenza verso la Costituzione, nel riconoscimento forte, nel riconoscimento ufficiale di una data che possa unire tutti, e io dico tutti gli italiani. Adesso siamo alla conclusione. Io invito la professoressa Maria Luisa Tacelli, presidente della Società di Storia Patria, sezione di Nardò, insieme a Diego, il sindaco dei ragazzi, a raggiungerci per omaggiare il senatore Di Giuseppe di una targa. Società di Storia Patria per la Puglia, sezione di Nardò. Primo convegno, la Repubblica è viva, al senatore professor Giorgio De Giuseppe, illustre protagonista politico della storia della Repubblica italiana, in segno di gratitudine per la sua chiara ed efficace prolusione. Nardò, 2 giugno 2023.
Noi abbiamo stasera gettato le basi per un cammino che riteniamo possa far ritrovare sempre unitarietà intorno a questa data. Io vorrei solo sottolineare con poche parole non solo ecco questo scopo che noi abbiamo avuto, abbiamo creduto e crediamo ancora di proseguire nel futuro, ma non fermarci soltanto alle associazioni culturali. Questo è un primo convegno, l'abbiamo chiamato, ci saranno altri negli anni e noi cercheremo di coinvolgere le forze politiche, le forze sindacali, la scuola, ma anche tutto l'associazionismo neritino, questo è il nostro progetto, non pensiamo all'Italia neritino, affinché venga promossa questa iniziativa che deve far prendere coscienza che il 2 giugno deve essere una data che unisca. Il 2 giugno non ci sarebbe se non ci fosse stato il 25 aprile, che segna una data importante per la vittoria dei partigiani, delle forze militari, anche per quanto riguarda le forze americane, gli alleati, contro il nazifascismo. Quindi è una data importante e il 2 giugno non ci sarebbe se non ci fosse stato il 25 aprile. Però dobbiamo pur dire che se non ci fosse stato il 2 giugno con la scelta della Repubblica, di cui il senatore ha parlato ampiamente per la sua responsabilità, se non ci fosse stata la Costituente che poi ci ha prodotto questa nostra Costituzione di cui ancora godiamo, ma che non è una carta ferma, una carta chiusa in uno scrigno o in una bacheca che bella, ma va vissuta, va anche rivista, ma non nei principi generali, nei principi fondamentali. La Costituzione il 25 aprile sarebbe rimasto orfano, anzi direi quasi tradito. Quindi sono due date strettamente legate, ma noi scegliamo qualsiasi data, purché tra le due troviamo quella forza di poter andare avanti. Perché muta dal sangue.